Buonasera a tutti e benvenuti. Il maestro Sparagna è scomparso, lo stanno cercando in 12. Nel frattempo io vi do il benvenuto e vi racconto qualcosa di questa serata, spero simpatica, accogliente. Stasera salutiamo con un concerto l'arrivo di un dono molto fantasioso e che ci ha messo di grandissimo buon umore e un senso di grande e profonda gratitudine. Andrea Amaro è stato un sindacalista della CGIL e ha avuto anche incarichi come di giornalista ed è stato un uomo curioso che ha molto viaggiato, ha molto esplorato e ha riportato da viaggi e anche commissionato ad amici e parenti di portare a casa, si sente la mia voce? Di portare a casa dei fischietti da tutto il mondo. Andrea Amaro è scomparso 2 anni fa e la sua famiglia e i suoi eredi hanno pensato che questa raccolta, che era durata decenni, 40 anni almeno, non dovesse essere dispersa. E hanno pensato al nostro museo, i familiari sono qui e io li ringrazio e vi chiedo un applauso. La signora Liliana Rossetti e la sorella, la signora Amaro. Prego. Grazie. Questo dono, così, questa donazione così ampia di oltre 2.400 oggetti sonori si unisce a una collezione storica del nostro museo che però era solo di fischietti italiani. E questo, aver unito il resto del mondo, insomma, alla collezione italiana, molti fischietti pugliesi, il Veneto, la Sicilia, fa adesso di questa raccolta una raccolta di rilievo assolutamente europeo. Prima che per sempre siano custoditi nelle vetrine o addirittura a volte anche in deposito per il normale ciclo espositivo degli oggetti in museo, volevamo goderli per quello che sono, piccoli strumenti che hanno a volte uno scopo di gioco, di fare una semplice musica, ma possono essere a più toni, politonali, e oppure anche per portar bene contro il malocchio. E quindi è per questo che sono oggetti antropologici. E perciò quando stava per arrivare questo dono, io pensai di rivolgermi al musicista che forse sta conducendo in misura più ampia, come dire, sostiene la tradizione della musica popolare, che è Ambrogio Sparagna, perché facesse con noi un concerto dei fischietti di Andrea Amaro. E quindi questa occasione è stasera e Sparagna ha pensato che dei ragazzi della scuola media, che sono i ragazzi della scuola media Virgilio, che ha indirizzo musicale, potevano fare anche un'esperienza con i fischietti, quindi vanno con l'orchestra, con il coro, e buona serata. Però prima vi voglio dire una cosa. Quando uscirete da qua, a sinistra e a destra ci sono 2 salvadanai, perché noi oggi abbiamo cominciato il giorno della notte dei musei, stiamo raccogliendo dei denari, perché abbiamo avuto un secondo regalo importante che è arrivato insieme ai fischietti ed è un'intera opera dei Burattini che appartenne a una signora che si chiamava Olga Lampe, che è morta più tempo fa, circa 20 anni fa, e noi abbiamo un desiderio che è di rimetterli in funzione, li abbiamo fatti vedere agli esperti dell'Associazione Italiani Marionette, ma questi Burattini, che hanno persino i copioni su cui rifare le storie, non hanno la baracca, il teatro, e poi bisogna pagare per le prime volte i burattinai. Cerchiamo amici per cominciare questo lavoro di fare il teatrino e le prime volte di un burattinaio per offrire dal nuovo inverno i burattini la domenica in museo. Quindi non andate via senza lasciare l'obolo di San Pietro. Grazie.
Guarda che vita che fa lo zappatore, di notte e giorno suda e non tenelo tu, con le stelle parte e torna la ventinora, d'inverno all'acqua ed estate sotto al fuoco. La vita passa e non la sa fermare, la fatica sua ingrassa gli signori di tanti frutti, solo una spiga gli resta, ma agli figli, sì agli figli, la fame la mare, la fame remare. Tu che sei guaritore degli mali, dammi la spada tua per giustizia, portala, fammi la grazia, no, no, non me la negare, libera nostra mano da sta vita meschina. Buonasera a tutti, per noi è una grande gioia stare qui, per me è una gioia doppia, amo questo museo che considero il più bel museo d'Italia e ogni volta che è possibile stare qui dentro, fare delle cose qui dentro, io sono pieno di gioia. Mi sono cresciuto qui e quindi devo molto a quello che so, a quello che ho imparato qua dentro, per cui è veramente un luogo d'eccezione, è un luogo che fa onore al nostro bel paese. Forse non tutti lo conoscono, però tutti quelli che si occupano di musica popolare hanno trovato sempre grande accoglienza qua dentro. E questa idea di far suonare questa bellissima, straordinaria collezione di strumenti musicali rientra in questa idea che da anni oramai portiamo avanti, che vale a dire la musica popolare è viva, si può tenere in museo per conservarla, però va suonata, va ripresa in mano, piano piano, ma va ripresa in mano. Bisogna ricostruire, perché se ricostruiamo i segni
di questa musica ricostruiamo anche il segno profondo della nostra memoria. E per quello che ci piace fare questa musica e soprattutto oggi pomeriggio iniziare questo concerto speciale, che è un atto d'amore a questo museo e soprattutto alle cose semplici e essenziali che questo museo possiede, attraverso anche l'aiuto che questi ragazzi ci hanno dato, volenterosi nel affrontare un cammino assolutamente sconosciuto. Però siccome hanno avuto buoni insegnanti e soprattutto hanno tanto entusiasmo, e se voi aiuterete il loro entusiasmo, tutti noi saremo contenti. Chiedo permesso se questo luogo ci si può cantare, se questo luogo ci si può cantare. Se questo luogo ci si può cantare, allora noi stasera ci canteremo, se no famo le scuse e ce ne andremo via.
sta la piazza della Lattughella, dove che ci passeggiano le fate, ci sta una giovinella tanto bella. Giovinella tanto bella, a questa piazza della Lattughella, nessuno che la tocca che la via. Faccio alla compagnia, un gran saluto faccio in armonia, un gran saluto faccio a Vossignoria. Sentite buona gente, nata canzone, che quella che è successa non è falsità. A un paese cadacca e vicina, l'aria non si può più respirare. E tutta la giornata era una confusione, la gente non teneva chi da pregare. L'acqua si era fatta peggio dell'uvina, una morta lenta amara steva per arrivare. La 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 la. La 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 la. E la mattina lesto quando sole assaglia, Rucano suonatore passa da là, a lo vedere intorno che la moria, che la situazione issa da cagna. Strilla per strada, famiglia, avvisaglia, nessuno si confida da sta scutare. La gente non te forza, vuol solo morire, gli occhi sono coperti di infelicità. La 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 la. Comincia una canetta a suonare e
la magia subito sopra scuppa, lo strumento cresce, diventa gigante, la gente capisce che si può salvare, da mille parti cominciano ad arrivare, un cano di demantici li fa sistemare, lo spazio ormai non è più abbastante, c'è una grande resa per se ne scappa, la 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 la. Mantici la gente stipata, vecchi mezzani, bambini, animali, gli occhi ricominciano ancora a brillare, quando per l'aria si inizia a volare, si va in alto, più in alto del cielo, lontani da un mondo che puzza di morte, l'organetto vola, la gente sicura, verso un altro mondo senza più paura, l'organetto vola, verso un altro mondo senza più paura, tutti! La 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 la. La la la. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. Thank you.
Thank you.
non sono morto voglio, lascia scritto, non me metti in accanto un altro morto, mi facciano un fossetto lungo e stretto, quando c'è capito mi sarò corpo, sulla lapida poi lascerò scritto, a chi la leggerà sarà un grandotto, c'è giace sotto qui un amante afflitto, che dalla bella mai ebbe conforto. Quando morta mi vedrai passare, fatti alla porta che quella son io. Ti prego amore vieni all'accompagno, fino alla chiesa per amor di Dio. Quando son morta fallo il pianto amaro, ricordati di me quanto t'ho amato. Quando son morta fallo amaro il pianto, ricordati di me t'ho amato tanto. Oh, 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 t'ho amato tanto. Ah, yeah, yeah, t'ho amato tanto. Giro la notte giorno disperato, come quell'arma che non trologo, e come una cannella so squagliato, e me consuma poco a poco a poco. Ma se dovessimo passare lago, non me ne porterebbe sì ma fuoco. Se fossi anche all'inferno condannato, basta che trovati a non peno godo. Oh, 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 t'ho amato tanto. Nel ciel, ma se potessi la scalinata dei 3000 passi, se la metà del cielo si troncasse, le braccia del mio amor mi riparasse, per fasti versi ci ho penato tanto, poveri versi mi hai buttati al vento, si può apprezzare sto tormento, vi do la buonasera e più non canto. Thank you.
Ancora per qualche giorno possiamo cantare questa canzone. Venga,
Povero bambino.
sono sonno che dagli monte vieni, passa la luna, fai presto nu. Ho visto quel che ho visto davvero, ho visto un fiore che non era mai nato, ho visto uno senza braccia lo coglieva, ho visto zoppi correre nel vento, ho visto un cieco insegnare la via, ho visto un matto fare un ragionamento e uno sordo da lontano lo sentiva. Ho visto quel che ho visto davvero. Quel che ho visto davvero, ho visto un fiore che non era mai nato, ho visto uno senza braccia lo coglieva, ho visto zoppi correre nel vento, ho visto un cieco insegnare, ho visto un matto fare un dei funzionari che ci hanno messo a repentaglio queste cose. È stata veramente una cosa bellissima per me. Io voglio ringraziare i ragazzi che, come si dice,
e le insegnanti di musica, perché ragazzi, allora qui lo posso dire, abbiamo molto improvvisato in questo concerto, come avete potuto sapere, però questo significa che i ragazzi sono dei veri musicisti e hanno degli ottimi insegnanti, perché hanno capito lo spirito del gioco della musica, e senza questa follia la musica non si fa. E quindi ancora grazie ragazzi, e siccome deve chiudere il padrone di casa, dopodiché facciamo il bis. Mi sentite? Io credo che Andrea Amaro si sarebbe divertito stasera e sarebbe stato contento di sentirli suonare i fischietti. Ecco, io vi do appuntamento alla prossima occasione. Lasciate il vostro nome, lasciate un aiuto per i burattini dell'autunno, e grazie di essere stati con noi. Buonasera. Grazie a tutti.
terminato, una battuta, un commento, com'è andata? Ah, volevamo divertirci, ci siamo riusciti, ma soprattutto io credo che Andrea Amaro sarebbe contento di sapere che ci ha regalato una serata di gioia, e di speranza, perché dei ragazzi si sono appassionati a un piccolo strumento musicale, questo volevamo. Vorrei dire una cosa, l'Italia è forse uno dei paesi che ha le tradizioni popolari più ricche e variegate del mondo, c'è spazio per fare tante cose piacevoli, divertenti, soprattutto divertenti. Grazie a voi, buonasera. E con voi le abbiamo riscoperte, grazie.